Un 24enne di Porto Empedocle, Luigi Luparello, è stato accoltellato sabato notte in una rissa scoppiata davanti a un locale pubblico di Aragone. Il ragazzo è stato ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove i medici lo hanno sottoposto a due interventi chirurgici. La prognosi è riservata, le sue condizioni di salute sono gravi. Per risalire all'identità dell'aggressore o degli aggressori, la polizia di Porto Empedocle e i carabinieri di Aragone hanno già sentito numerose persone. Sono stati rinvenuti i resti di un corpo umano su una spiaggia tra Sciacca e Ribera, nei pressi della località Verdura, a dare l'allarme a alcune persone che passeggiavano nella zona. Sul posto si sono portati i carabinieri della compagnia di Sciacca per gli accertamenti del caso. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è irriconoscibile. È stata disposta l'autopsia per acquisire elementi utili alla sua identificazione. Potrebbe trattarsi di uno dei tanti sfortunati clandestini che hanno perso la vita in mare in numerosi tentativi di sbarco in Sicilia, finiti in maniera tragica. Finisce nel sangue un tentativo di furto commesso ieri pomeriggio all'interno di un fondo agricolo in contrada Cava Albanello a Vittoria. Ad essere raggiunto da 5 colpi di fucile di caccia automatico calibro 12 è stato uno studente gelese di appena 15 anni. Il ragazzo è stato colpito al torace e al cranio dai pallini dell'arma da fuoco. Le sue condizioni comunque non sono gravi e i medici dell'ospedale Guzzardi di Vittoria lo hanno già dimesso. A sparare è stato un bracciante agricolo vittoriese di 32 anni, adesso recluso nella casa circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria, dovrà rispondere di tentato omicidio e porto illegale di arma comune da sparo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 15enne di Gela insieme al padre si era recato nel fondo agricolo privato per raccogliere dei cetrioli. La presenza dei due familiari però non è passata inosservata al bracciante agricolo, che utilizzando il fucile prelevato poco prima dalla residenza del genitore titolare del terreno ha puntato l'arma all'indirizzo dei due gelesi intimando loro di andar via. Cosa è successo in quei frangenti saranno le indagini ad appurarlo. Il dato oggettivo è che lo studente gelese è stato attinto dai colpi sparati. È stato il padre dello studente, anche lui bracciante agricolo e con precedenti penali, a prestare soccorso e a trasportare il figlio all'ospedale di Vittoria. La polizia di Canicattì sabato sera ha posto sotto sequestro un locale del luogo, trovato sprovvisto di ogni autorizzazione necessaria per lo svolgimento di serate danzanti. La volante, nel corso di un servizio di controllo del territorio, ha scoperto come nel locale fosse in corso una festa senza alcuna autorizzazione. La struttura è stata sequestrata e per i titolari scatteranno le previste sanzioni del caso. E ancora focolai sotto le macerie della cooperativa agricola Horus, colpita, distrutta dall'incendio avvenuto lo scorso 5 novembre a Canicattì. Di questa vicenda è stata informata anche la Procura della Repubblica di Agrigento attraverso una lettera inviata da una cooperativa agricola che ha sede nei pressi dell'Horus, il servizio. Bruciano ancora i resti della cooperativa Horus, quasi completamente rasa al suolo il 5 novembre scorso a Canicattì da un incendio che ha distrutto due capannoni che si estendevano per una superficie di oltre 2000 metri quadrati. A lanciare l'allarme sul possibile inquinamento ambientale causato dal perdurare della situazione di pericolo è stata una cooperativa agricola canicattinese che ha sede proprio nei paraggi del luogo in cui sorgeva l'Horus, incontrata a Cannemasca. Una lettera in tal senso è stata inviata alla Procura della Repubblica di Agrigento a preoccupare per un possibile inquinamento ambientale dell'area circostante e quindi dei prodotti agricoli che vengono coltivati nella zona, è il fatto che i fumi che fuoriescono dalle macerie della struttura sono prodotti dalla combustione di antiparassitari, concimi, plastica ed altri prodotti chimici, tutti potenzialmente dannosi, che erano conservati nelle due strutture coinvolte nell'incendio. La prima adibita alla vendita di prodotti per l'agricoltura e l'altra alla lavorazione e al confezionamento di pesche ed uva. Ma vi è anche paura tra i residenti che il fumo che ancora fuoriesce possa creare dei danni alla salute di chi in quei luoghi abita. Della vicenda è stata interessata anche l'amministrazione comunale di Canicattì, che nei giorni scorsi ha appurato come effettivamente dalle macerie della struttura si sprigionino ancora dei fumi potenzialmente dannosi. Immediatamente il sindaco della città, Vincenzo Corbo,
ha informato della situazione esistente il commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì, che insieme alla squadra mobile di Agrigento conduce le indagini sul rogo del novembre scorso. Adesso per intervenire si attendono le necessarie autorizzazioni che daranno il via libera allo spegnimento dei focolai ancora accesi sotto le macerie della cooperativa. È stato arrestato il pluripregiudicato palermitano Lorenzo Spataro, di 48 anni, ritenuto responsabile in concorso con altre persone della tentata rapina ai danni dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, avvenuta nel quartiere commerciale del villaggio Mosè nell'aprile del 2010. Il 48enne era latitante dallo scorso novembre per essersi sottratto all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dovrà rispondere di coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un disoccupato agrigentino di 58 anni, denunciato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia agrigentina. Nel corso di una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'uomo, i militari dell'arma hanno trovato tre piante di cannabis dell'altezza di 66, 50 e 10 centimetri. La squadra mobile di Caltanissetta sabato sera ha arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane nigeriano residente nel capoluogo nisseno. Si tratta di Shadrach Obodo, di 28 anni, il quale è stato fermato in via Rochester e trovato con addosso 500 grammi di marijuana. È sempre sabato sera a Caltanissetta la sezione volanti ha segnalato alla locale prefettura due giovani di 20 e 21 anni per uso personale di sostanze stupefacenti. Nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, una volante è intervenuta presso un'abitazione del centro storico di Caltanissetta, ritenuta essere una centrale di spaccio di droga. All'interno i poliziotti hanno ritrovato tre giovani, tra i quali il padrone di casa. Due di loro sono stati ritrovati con addosso diverso quantitativo di droga, in particolare quattro involucri di celofan contenenti marijuana per un peso di 32 grammi ed alcuni frammenti di hashish per un peso complessivo di 4 grammi. Tutta la sostanza è stata sequestrata, mentre per i due detentori è scattata la denuncia. Prima hanno una colluttazione con un uomo, un loro connazionale, e successivamente si introducono nella sua abitazione tentando di rubare oggetti preziosi. I protagonisti della vicenda sono due rumeni arrestati sabato sera dalla polizia di Caltanissetta. Si tratta di Constantin Ciprian Orasano, di 30 anni, e Jonut Burlacu, di 21. I due, attorno alle 20, si erano scagliati contro il loro connazionale all'esterno di un bar di Caltanissetta, ingaggiando con lui una colluttazione alimentata anche dai fumi dell'alcol. Nel corso del parapiglia, i due sono riusciti a rubare il mazzo di chiavi di casa della vittima. Dopo qualche minuto, Orasano e Burlacu si sono portati così in via Colasberna, dove si trova l'abitazione del connazionale, riuscendo a penetrare all'interno utilizzando le chiavi rubate poco prima. Nel frattempo, però, la vittima aveva immediatamente allertato la polizia, che, giunta sul posto, ha trovato i due ladri mentre stavano trasportando due televisori all'esterno dell'abitazione. Dopo un breve inseguimento, i due rumeni sono stati bloccati ed arrestati. Ancora una rapina gela. Nel mirino è finita una rivendita di tabacchi in via Sette Farine. Ieri sera, intorno alle 19, tre malviventi, uno dei quali armato e con il volto travisato, hanno costretto la titolare dell'esercizio commerciale, una donna di 32 anni, a consegnare l'intero incasso della giornata, circa 1.000 euro. Dopo aver arraffato i soldi, i tre si sono allontanati, facendo perdere le proprie tracce. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato di Gela. Fiamme la scorsa notte a Gela, in fiamme poco dopo le 3 in via Marsale, è andata una Fiat Brava appartenente ad un muratore di 50 anni. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere le fiamme non prima che però queste distruggessero completamente il mezzo. Il rogo, prima di essere spento, si è propagato anche al portone dell'abitazione della vittima, la quale ha dichiarato alla polizia di non aver ricevuto minacce né richieste di denaro. Furto d'arte a Caltabellotta, dove ignoti ladri hanno rubato ieri un pannello in maiolica di Burgio che si trovava dentro una nicchia in via Spinelli. Il pannello composto da 12 mattonelle in maiolica policroma raffigurante la Crocifissione, San Cono e la Madonna della Pietà, datato 1684. L'opera artistica è di proprietà della Sovrintendenza ai Beni Culturali. Le indagini sono state avviate dai carabinieri, che ipotizzano un furto su commissione.
Sciopero ieri a Lampedusa per protestare contro la compagnia delle isole ed ottenere un collegamento marittimo migliore. Intanto la stessa società ha fatto sapere che dal 1 marzo a coprire la tratta Porto Empedocle Linosa-Lampedusa arriverà la motonave Laurana, gemella della Palladio, appena uscita dai cantieri dove sono stati effettuati dei lavori sulla mastodontica nave. Nonostante la buona notizia, però, gli organizzatori ieri hanno deciso di continuare la protesta e di scioperare ancora. Si chiuderanno quest'oggi alle 15 i seggi per le elezioni politiche. Il dato dell'affluenza registrato alle 22 di ieri registra un forte calo in tutta Italia. Il servizio. Crolla l'affluenza alle urne rispetto alle politiche del 2008. Il dato comunicato ieri alle 22 dal Viminale testimonia come gli italiani abbiano almeno fino a ieri preferito non esprimere alcun voto, con la percentuale che si è fermata al 55% contro il 62% della stessa ora delle precedenti elezioni politiche, quelle del 2008 appunto. Il calo in Sicilia è stato ancora più netto rispetto a 5 anni fa. Ieri alle 22, per quanto riguarda il dato della Sicilia 1, l'affluenza si è fermata al 44,90% contro il 54,46% del 2008. Sicilia 2 invece al 46,85% contro il 55,76% di 5 anni fa. Questo invece il dato nel dettaglio delle province siciliane. Ad Agrigento è andato al voto il 42% degli aventi diritto contro il 52% del 2008, Caltanissetta 43,39% contro il 51% di 5 anni fa, Palermo 45,44% contro il 55,71%, Trapani si è fermata al 46,86% contro il 54,56% del 2008, Catania 47,12% contro il 56,72%, Enna 46,29% contro il 52,88% del 2008, Messina al 45,56% contro il 56,82% del 2008, Ragusa 50,44% contro il 55,28% e Siracusa, che ha chiuso alle 22 di ieri, al 45,77% contro il 53,35% di 5 anni fa. Canicattì alle 22 di ieri avevano votato per la Camera il 41,57% degli aventi diritto, 6.010 uomini e 5.359 donne. Per il Senato invece il 41,69% con 5.429 uomini e 4.755 donne nel 2008. Il dato complessivo dell'affluenza in città alla chiusura dei seggi fu del 72,42%. Seggi nuovamente aperti da questa mattina alle 7, sarà possibile votare sino alle 15, poi scatterà lo spoglio. Lo scrutinio avrà inizio al termine dell'operazione di voto e di riscontro dei votanti, cominciando dallo spoglio delle schede per l'elezione del Senato. E a Caltanissetta, personale della Digos ha denunciato in stato di libertà alla locale procura della Repubblica un uomo di 60 anni il quale, dopo aver contrassegnato la scheda elettorale per la Camera dei Deputati con la propria preferenza, l'aveva fotografata con il telefonino. La violazione è stata accertata dal presidente di sezione, il quale aveva udito il suono emesso dal telefonino al momento di scattare la fotografia. Il presidente ha così allertato gli operatori di polizia presenti al seggio, i quali hanno fatto immediatamente intervenire la Digos. L'uomo è stato condotto in questura a Caltanissetta per la redazione degli atti e del suo telefono è stato sequestrato. I fatti si sono svolti in una delle sezioni ubicate presso l'Istituto per Geometri Da Vinci di via Turati. Via al corso concorso per diventare medico di famiglia. L'assessorato regionale alla sanità, guidato da Lucia Borsellino, ha pubblicato il bando per assegnare 50 posti nel corso triennale che servirà ad entrare nell'elenco dei medici di medicina generale a cui l'assessorato affida pazienti. Il corso a cui i partecipanti accedono dopo il concorso consente al termine del triennio di entrare nelle graduatorie da cui l'assessorato pesca per il turnover fra i medici di famiglia. Il concorso si svolge in contemporanea in tutte le regioni italiane, mentre il corso triennale inizierà nel novembre del 2013. E ancora il dibattito sul MUOS a tenere banco in Sicilia. Ieri le ultime dichiarazioni sul sistema satellitare americano sono arrivate dall'assessore regionale ai beni culturali Zichichi, che si è espresso in termini favorevoli nei confronti dell'opera. Il servizio.
Arrivano pesanti come un macigno e si abbattono sull'azione decisa che stanno portando avanti movimenti politici, ma soprattutto associazioni e semplici cittadini di Niscemi contro la realizzazione del MUOS, il sistema satellitare statunitense. Sono le dichiarazioni dell'assessore regionale ai beni culturali della regione siciliana Antonino Zichichi, che ieri ha rassicurato tutti sulle buone finalità dell'opera e sulle ricadute sulla salute umana del MUOS, che secondo lo scienziato non sarebbero affatto preoccupanti. Le persone che vivono nelle aree vicine al MUOS temono per la loro salute, ha dichiarato Zichichi, ma è bene chiarire innanzitutto che il MUOS non è uno strumento militare di attacco, ma di difesa contro proiettili lanciati da centri terroristici. Allo stato attuale i lavori di realizzazione del MUOS sono fermi, in quanto lo stesso governo regionale ha revocato le autorizzazioni. Secondo l'assessore regionale, però, non ci sarebbero motivi per aver paura del MUOS, essendo tra l'altro le onde elettromagnetiche emesse di bassissima energia. Per quanto riguarda il pericolo per la nostra salute, ha specificato Zichichi, è bene ricordare che il MUOS è uno strumento di natura esclusivamente elettromagnetica e che le forze elettromagnetiche sono le più studiate dalla scienza moderna. Il calore emesso dal nostro stesso corpo consiste di onde elettromagnetiche di bassa energia, e proprio le onde elettromagnetiche di bassa energia, ha concluso Zichichi, come quelle emesse dal MUOS, non fanno male alla salute. Ed è arrivata immediatamente la replica del presidente della regione siciliana Rosario Crocetta in merito alle valutazioni fatte dall'assessore Zichichi sul MUOS, che secondo Crocetta dovranno essere verificate da organismi sanitari abilitati. In particolare, ha detto il governatore, penso all'Organizzazione Mondiale della Sanità o all'Istituto Superiore di Sanità. D'altra parte, ha aggiunto Crocetta, la posizione del governo è sempre stata chiara. Pensiamo che il MUOS oggi non abbia necessari pareri e che i lavori non possono proseguire nell'impianto essere messo in marcia. Ribadisco che l'affermazione dell'assessore è totalmente non condivisa dal governo regionale nella sua totalità. Noi siamo pluralisti, ha concluso Crocetta, e non censuriamo la libertà d'opinione della gente. Si insedierà il prossimo 6 marzo la commissione per il collaudo definitivo dei lavori da 18 milioni di euro della villa romana del Casale a Piazza Armerina, mentre il collaudo statico dell'opera ha già ricevuto la via libera nei mesi scorsi. Il direttore del parco archeologico, l'architetto Guido Meli, ha voluto smentire le voci che davano come in pericolo la rendicontazione dei lavori e l'erogazione dei fondi europei proprio in relazione ai tempi lunghi del collaudo. Non esiste alcun problema, ha dichiarato, e anzi non riesco a capire chi e per quale motivo oscuro voglia seminare veleni sul sito archeologico attraverso una regia impegnata a raggiungere non so quale obiettivo. È morto all'età di 87 anni il sacerdote Mario Ingenito, figura molto nota e apprezzata della Chiesa agrigentina. Per anni è stato parroco della Chiesa di Santa Gemma di Viemera ad Agrigento. Diversi anni fa Don Ingenito celebrò messa con l'allora cardinale Carol Wetila in viaggio ad Agrigento per una breve vacanza. E adesso lo sport. Nel campionato di calcio di Serie D, ieri nella 25esima giornata, il Ribera ha pareggiato in casa per 0-0 contro il fanalino di coda Nissa, mentre con lo stesso risultato si è concluso il match tra il Palazzolo ed il Licata. Ancora calcio a 5 in Serie C2, il Canicattì 5 è stato sconfitto sabato pomeriggio nel match interno contro il Regal Buto, punteggio finale 7-4 per gli ospiti. E ieri a Canicattì si è tenuta un'importante manifestazione di karate che ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da ogni parte della Sicilia. L'intervista. Oggi 24 febbraio 2013, presso il palazzetto dello sport Saetta Livatino di Canicattì, si sta svolgendo il secondo torneo regionale Karate Kyudokan. Torneo che dà accesso ad atleti di età compresa tra i 5 e i 15 anni, dove si esibiranno nelle diverse discipline che sono il kata e i combattimenti. A questa manifestazione hanno preso parte diverse palestre associate a questo gruppo. Le palestre arrivano infatti da Palermo, da Partinico, Riesi, quindi Caltanissetta, Canicattì, Campobello di Licata, Ravanusa e Racalmuto. La gara si divide in due fasi,
la prima fase gli atleti si esibiscono e gareggiano, quindi nella categoria dei kata, i kata che sono le forme tecniche, e nella seconda fase gli stessi atleti gareggeranno nella categoria del kumite, che è un vero e proprio combattimento con un altro avversario. A questa manifestazione inoltre ha preso parte il maestro Oscar Riga, che è il responsabile nonché direttore tecnico mondiale della scuola Shorin Ryu Kyudokan di Okinawa, cintura nera decimo dan, e quindi lo ringraziamo per la presenza. Altro ringraziamento va alla provincia regionale di Agrigento, che grazie al consigliere provinciale Davide Gentile ci ha dato la possibilità di organizzare al meglio questa manifestazione. La gara ha avuto inizio alle ore 9, prevediamo di terminare intorno alle 13. Ringraziamo anche la calorosa presenza dei genitori, che sono la forza portante anche di questa gara, perché senza di loro gli allievi non sarebbero presenti. Un ringraziamento speciale va al presidente della società sportiva ASD Leones, Diego Di Fazio, che con la sua organizzazione ha dato vita a questo evento di sport. La manifestazione sta riuscendo benissimo, la provincia ha patrocinato questo evento, perché in realtà appunto è questa la funzione della provincia, quella di promuovere lo sport, quella appunto di far sì di creare le condizioni per questi giovani di potersi divertire, di passare una domenica in allegria alla luce appunto all'insegna dello sport. Devo complimentarmi ovviamente con gli organizzatori della manifestazione, l'istruttore Gigi Vietti, il presidente della palestra Leones, per la riuscita di questa manifestazione. È stata organizzata benissimo, i giovani si stanno divertendo, anche tutti coloro che appunto stanno assistendo a questo spettacolo e a questo evento sono felici, e queste sono delle belle occasioni per socializzare, per vivere insieme tutti quanti un momento di allegria e di sport. Voglio salutare a tutta la gente qua presente in questo torneo, mi fa tanto piacere essere presente, perché considero sempre, lo ripeto ancora una volta, che i bambini sono il futuro della scuola, e in questo momento Sicilia sta diventando un centro molto importante del Karate Kyudokan nel mondo. Per quanto riguarda l'importanza della scuola a livello mondiale, lo dico come sempre con orgoglio, non con presunzione, che la nostra scuola è una delle scuole più importanti del mondo per tradizione, serietà e riconoscimento a livello mondiale. Non lo dico io, basta prendere un libro di storia del karate, c'è la mia famiglia, c'è la nostra scuola. Noi oggi come oggi siamo presenti in 30 paesi nel mondo, tutti sotto il mio appoggio tecnico, mio ruolo di direttore tecnico mondiale. E la cosa importante che vorrei dire è che in questo momento Italia è uno dei paesi più importanti al mondo del karate Kyudokan, e dentro dell'Italia Sicilia. Perciò mi vanto di dire con orgoglio, essendo io adesso residente in Sicilia, che posti come Palermo, Partinico, Campobello, Licata, Ravanusa, Canicati, sono diventati punti importanti del karate Kyudokan a livello mondiale, e è un orgoglio per noi. Momento di festa sabato scorso per i centauri siciliani. A Pergusa si è infatti svolta la premiazione dei campioni regionali 2012 della Federazione Motociclistica Italiana, tra i premiati anche diversi motociclisti del motoclub di Canicattì, in particolare Calogero Sai, che si è classificato terzo nella classe Under 23, Mauro Palilla quarto classificato nella classe E2 Over 23, Fabio Palilla secondo classificato nella classe sempre E3 Over 23, Calogero Pontei primo classificato nella classe New E1 ed Ettore
la Lomia, terzo classificato nella classe New E2 più E3, tutti per l'enduro, mentre per la specialità del cross è stato premiato Libertino Parla, quinto classificato nella classe MX1 Master. Importanti risultati sono arrivati per una scuola di danza, di ballo, di Canicattì nell'appuntamento che si è tenuto domenica scorsa ad Acireale. L'intervista. Lo scorso weekend ad Acireale si è svolta una prova di Coppa Italia Sud di danza sportiva. Come è andata per la sua scuola? Sì, giorno 16 e 17 febbraio ad Acireale c'è stata la prima prova di Coppa Italia per la danza sportiva per le classi B. La Giada School Dance si è piazzata al primo posto per quanto riguarda la categoria 16-18 B3 per la coppia Antonio Zalaco e Federica Gloria su 28 coppie. Per quanto riguarda la 16-18 B2 la coppia Roberto Cutaia e Moncado Carla si è piazzata al secondo posto su 33 coppie. Una bella vetrina per noi, per una forte competizione come la Coppa Italia, perché è una prova di un campionato italiano. C'erano ben 6 regioni, la Campania, Puglia, Calabria, Molise e la Sicilia. Per noi è stata una bellissima prova, sono strafelice per la competizione, addirittura incredulo sul risultato, ma non sulla prestazione dei miei ballerini, perché ero fiducioso su loro per il lavoro svolto in palestra. Dietro questo successo sicuramente c'è tanto sacrificio, tanto allenamento. Noi siamo andati in questa competizione con l'intento di partecipare a una competizione federale del genere. Tutti dicono così all'inizio, è importante partecipare, però siamo orgogliosi di aver fatto prima innanzitutto una finale, perché i ragazzi per arrivare in finale hanno ballato ben 4 batterie, hanno superato 4 batterie, e soprattutto la cosa più importante è arrivare primi e vincere una Coppa Italia per quanto riguarda la categoria 16-18 B3 e addirittura secondi nella categoria classe B2 per la coppia Cutaia Roberto e Moncado Carla. Ecco, soddisfazioni per voi, per lei, per i suoi ballerini, ma anche di confesso anche per la città di Canicattì, perché comunque avete portato il nome di Canicattì agli onori in questa particolare e difficile competizione. Sì, sicuramente per lo sport di Canicattì è un grande successo. Già la Giada School Dance l'anno scorso, per l'anno trionfale che ha fatto, siamo arrivati secondi in Coppa Sicilia dietro una grande scuola di ballo, qual è quella di Ramondo Todaro di Ballando con le Stelle, su 57 scuole di ballo di Canicattì. Poi siamo stati terzi ai campionati di Rimini. Quest'anno siamo sesti in Coppa Sicilia, poi primi in Coppa Italia, siamo arrivati primi in Coppa Italia. Per Canicattì è grandioso. Io il giorno prima di partecipare alla Coppa Italia, quando avevo visto l'elenco degli iscritti, dove c'erano tantissimi ballerini della Campania, della Puglia, e sappiamo che talenti sfornano queste regioni, ero un po' ansioso e preoccupante per me. Però diciamo che ai ragazzi inculco sempre la mentalità di prima di tutto di divertirsi e di essere prima dei ballerini degli atleti. Questo è importante, perché si partecipa in queste competizioni perché si è un atleta prima e poi un ballerino. La mentalità è importantissima. Io voglio farli crescere con questa mentalità giusta affinché loro possano raggiungere i traguardi sperati. Loro sicuramente vogliono arrivare in classe A, ma in classe A non si arriva così tanto solo col ballo, ma prima di tutto per una mentalità da professionista e da atleta. Ecco, per voi quali saranno i prossimi impegni? Allora, noi già, il bello di questo sport è che noi abbiamo raggiunto un successo con la Coppa Italia, però già subito non possiamo vivere di allori, ma dobbiamo già allenarci e pensare ai prossimi impegni. Domenica abbiamo un trofeo, si chiama Trofeo Etina Danza, ma ci serve solamente per l'allenamento. In programma, tra 15 giorni ci sarà un campionato regionale, sia sabato che domenica, sabato per la classe C e domenica per la classe B. Poi ci avremo il 21 aprile la finale della Coppa Sicilia, con la speranza quest'anno di arrivare tra i primi 6 come scuola di ballo. Poi ci sarà a giugno il saggio di fine anno e infine quest'anno i campionati italiani di Rimini verranno svolti dall'8 al 14 luglio. E con questa intervista si conclude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e vediamo l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.